No, certo. Però poi è che ti consentirebbe sulla carta. Allora, ascoltatemi un attimo, avete visto, se avete visto il video Belle Storie, sapete che siete in un luogo particolare con delle cose che non accadono di solito sugli scavi archeologici. In questo momento voi siete ripresi dal nostro Giulio Pola, abbiamo un giornalista, un fotografo professionista presente su questo cantiere in modo spontaneo per documentare quello che facciamo attraverso il suo occhio artistico. Cioè lui cerca di catturare quelli che sono i momenti di vita quotidiana di uno scavo, l'attività. Perché noi vogliamo che la gente capisca la bellezza che c'è in questo lavoro, come dall'azione leggera e lenta di rimozione della terra si possa passare alla storia e alla narrazione. Quindi voi in questo momento, attraverso questo video, siete inseriti nel nostro racconto, siete parte del nostro racconto. E quello che noi vogliamo fare qui, attraverso una cosa che è stata chiamata proprio a partire dall'esperienza di Pilastri, archeologia partecipata, cioè è un'archeologia nella quale le persone, gli studenti, gli interessati, i curiosi, solo per il fatto che accedono alla conoscenza di quello che facciamo qui, partecipano. In che modo voi potete partecipare? In questo momento state partecipando ascoltando la spiegazione, il racconto del nostro lavoro e del senso di come si fa, qual è tecnicamente, avete visto la lavagnetta, avete capito perché si disegnano le cose. Avete capito che archeologia è distruzione, per cui quello che voi vedete oggi, domani non lo rivedete. Per partecipare basta fare una cosa, fatela. Tirate fuori i vostri telefonini. Allora, di solito nell'archeologia vige il principio che le immagini devono essere tutelate, le immagini di ciò che accade. Sono beni pubblici e in quanto tali necessitano di un'autorizzazione. Per il modo particolare in cui questo scavo è nato, per il fatto che è uno scavo finanziato dalla comunità, subito dopo il terremoto, noi abbiamo voluto non aggirare la legge, ma inserire un elemento particolare, cioè questo è uno scavo pubblico. Quindi è uno scavo di tutti, perciò è anche vostro. E adesso, se voi con questi cellulari fate in questo momento una foto o un video di ciò che accade, non a me, a loro, voi state catturando quello che avviene, lo fate vostro e se poi lo condividete sulle vostre pagine, provate a farlo, facciamo questo esperimento, lo date ad altri, lo restituite ad altri. E altri potrebbero mettere un mi piace, capire che oggi avete fatto qualcosa di particolare, avete vissuto un'esperienza diversa, siete usciti dalle vostre aule di scuola per vedere come gli archeologi ricostruiscono la storia. Nessuno vi potrà dire che avete commesso un illecito. Voi avete catturato un'esperienza e ci avete aiutato a restituirla. In questo modo diventate parte del nostro progetto. State contribuendo a far conoscere quello che facciamo attraverso il gesto più semplice che si può fare, la condivisione di un'immagine sulla vostra pagina. È una cosa rivoluzionaria ma semplice al tempo stesso, è quello che fate ogni giorno e il piacere che provate quando un vostro amico mette un mi piace ad una foto in cui vi sentite particolarmente belli. Ecco, noi tutti siamo convinti che questo è bello. E per me, che ho 40 anni, vedere dei ragazzi che ne hanno 16-17, che visitano uno scavo archeologico, è bellissimo, perché è normale che voi andiate a Pompei, è normale che voi andiate ai Fori Imperiali, ma qui vi stiamo dando l'opportunità di vedere l'archeologia di
vicino casa vostra, e un domani io vorrei che voi venite da 100, vero? Più o meno. Siccome siamo talmente ricchi di storia e di beni da condividere, mi piacerebbe che ovunque in Italia si capisse che queste sono prospettive di sviluppo che possono incidere sulla vita di chiunque di voi, qualunque lavoro faccia, perché come voi, i ragazzi qui ne sono venuti e ne verranno la prossima settimana 600. Questa è una comunità di 1000 anime, vuol dire che quasi il numero delle persone che abitano qui da fuori è venuto a vedere quello che avviene, solo di ragazzi, solo di studenti, il che significa che voi avete famiglie, fratelli, genitori, nonni, questo lo raccontate, lo moltiplicate attraverso i social network ancora di più, perché noi vogliamo che questa esperienza sia vissuta il più possibile da più persone possibili. C'è un nostro collega qui archeologo, grazie al quale siamo stati inclusi in un progetto europeo che si chiama NEARC, è un progetto di archeologia partecipata. Vedete come dal locale, da un campo di meloni con delle serre, si può arrivare a diventare un esempio a livello nazionale e poi internazionale. Ecco, oggi tornate a casa con questo messaggio, un domani spero che l'esperienza di oggi vi rimanga, perché possiate raccontarle, perché si moltiplichino, perché sono risorse, perché se avrete un alimentario, un bar, un qualunque cosa di fronte ad un sito archeologico può diventare una risorsa per voi in un paese che è pieno di bellezze, è pieno di ricchezze come queste. Questo stiamo cercando di far capire qui, dopo il terremoto, dopo una tragedia, con il concorso di tutti e oggi anche di voi. Oggi state contribuendo. Quindi condividete e poi andate sulla nostra pagina, quella dello scavo della Terramara di Pilastri su Facebook, nessuno vi prenderà in giro, a più di 1600 mi piace, aggiungete il vostro, cercate di farne aggiungere altri in modo da crescere, aggiungete le vostre foto, scrivete quello che pensate, anche ironico, perché l'ironia è vincente, inventate, create, immaginate, sognate, potete farlo, qui stiamo cercando di farlo attraverso i sassi, le pietre, i cocci, leggete la poesia dei bambini, l'avete sentita, avete visto il video, siete passati davanti a una ex scuola ormai, che oggi ha una poesia, che è un manifesto di questo lavoro. La poesia dice che chi sa ascoltare queste pietre, chi sa ascoltare questa terra, è in grado poi di raccontare queste storie, che sono storie di persone, ma sono anche la grande storia, in questo caso della prima cultura italiana riconoscibile, forte, quella delle Terramare, e il primo fenomeno europeo di contatti intermediterranei qui è avvenuto in questa terra. Non sapremo mai il nome che loro davano a se stessi, ma ne conosciamo la storia grazie a quello che vedete sotto i vostri occhi. E adesso chiudo qui e grazie per averci visitato. Applauso per te. Poi vi vedrete, eh? Condividete anche questo.